I'm glad that this book, India, has found favor with you. I look upon this book as the major work of my mature years. Evidia Naipaul, Premio Nobel 2001 per la letteratura. La giuria del premio Nonino, presieduta da Claudio Magris, ha assegnato all'unanimità il premio internazionale Nonino 2004 a Thomas Tranströmer. Premio Internazionale Nonino, trentesimo anno, per l'opera Omnia, edizioni Einaudi, a Mo Yen. Consegna il premio Claudio Magris. Sono molto felice di aver ottenuto il Nonino Guji文学奖, questo来自文明古国意大利的文学奖励，让我感到格外高兴。 中国有句俗话叫做有缘千里来相会，我跟努尼诺家族文学奖的缘分其实从十几年前就已经开始了。1992年，我出版了一部备受争议的长篇小说《酒国》。在这部小说中，我提到了古拉帕。 Premio Nonino a un maestro del nostro tempo 2013, a Peter Higgs. It's a great honor to be the recipient of the Nonino Prize to a Master of Our Time 2013, and it's a pleasure to receive it at the same ceremony as the award of the Nonino Prize 213 to Fabiola Giannotti. In 1964, there were three groups who published independently versions of the theory with which my name is associated: Broughton Anglaire in Brussels, myself in Edinburgh, and Guralnik, Hagen and Kibble in London. I was one of the three who drew attention to the particle whose discovery has recently been announced. None of us realized that the appropriate application of our theory was not to the strong forces which hold atomic nuclei together, but to the electromagnetic and weak forces among elementary particles. The realization by Weinberg and Salam came 3 years later. It was not until 1973 that this so-called electroweak theory had been verified sufficiently to be regarded as plausible. From 1964 to the discovery claim in July 2012 is 48 years. It has been a long wait. Premio Nonino, trentesimo anno, a un maestro italiano del nostro tempo, a Giorgio Parisi. Sono estremamente emozionato di ricevere questo premio. Non è solo un riconoscimento a quello che ho fatto, ma penso che sia anche un riconoscimento al fatto che la fisica, le scienze stanno diventando sempre più parte della cultura. E in questa vecchia separazione che c'è in Italia fra le due culture stia finendo, grazie anche all'attività del premio Nonino. Io sono un fisico teorico e ho cominciato queste ricerche quasi per caso.
cercavo un'altra cosa e mi sono incominciato a interessarmi di un problema che era francamente un po' esoterico. Per 4 mesi sono stato sbattendo la testa verso un muro di gomma che quasi non sentivo. Dopo 4 mesi ho acchiappato il bandolo della matassa e sono riuscito a risolvere questo problema. Però dopo la soluzione non capivo quello che avevo fatto. La matematica che avevo utilizzato era una matematica un po' stravagante che i matematici, quando gliela raccontavano, storcevano il naso. Dal punto di vista dei fisici, i fisici dicono sì, ma questo che vuol dire? E solo dopo molti anni, con l'aiuto di tanti colleghi, siamo riusciti a capire qual era il significato profondo di quello che avevo fatto e, come scoperta, ma del tutto inaspettata, abbiamo visto che si trattava dell'inizio della teoria dei sistemi complessi nella fisica. Allora, perché vi racconto questo? Vi racconto questo non tanto per il fatto in sé, ma quanto per farvi rendere conto che molto spesso vi sono delle ricerche che sono completamente dominate dalla curiosità. Io ho fatto quello che ho fatto perché ero curioso di capire un piccolo particolare. Poi, una volta che quel piccolo particolare si capisce, se quel piccolo particolare è importante, a volte capita, a volte no, quello che si ottiene ha un enorme interesse. Quindi queste ricerche sono essenziali per il Paese, ma sono essenziali anche proprio per un motivo più di base, di democrazia. Io credo che l'essenza della democrazia si misuri nella capacità che lo Stato sia in grado di dare in maniera uguale a tutti la possibilità di sviluppare le proprie capacità. E sono particolarmente grato al Premio Nonnino e a tutti voi per avermi dato la possibilità di parlare, di esporre questi problemi al di là del piccolo cerchio degli addetti ai lavori. La scienza da sola non ce la fa a superarli. Abbiamo bisogno dell'aiuto della società. Abbiamo bisogno dell'aiuto di voi tutti. Grazie. Allora, sono felicissimo di essere qui con voi per questa 45ª edizione del Premio Nonnino. Sfortunatamente non di persona, ma almeno così telematicamente. Oggi proprio non potevo venire perché dopodomani stanno facendo una conferenza in mio onore a Roma e sto organizzando tutto. Però sono contentissimo di questo premio. Questo premio è un premio fondamentale, un premio che parla di amore per l'umanità, parla del futuro, è un premio che parla della conservazione della nostra terra e di tutto quello che ci sta a cuore. E io sono contentissimo di aver ricevuto questo premio nel 2005 e con la stessa giacchetta che ho adesso, che ho voluto portare proprio per il ricordo di quella bellissima cerimonia. E quindi abbraccio tutti, Nonnino, tutti quelli della giuria che hanno fatto questo enorme lavoro e sono contento di essermi aggiunto come sesto ai premi Nobel del premio Nonnino. Quindi vi abbraccio tutti e viva! Facciamo un brindisi con la grappa più buona del mondo, la grappa leggendaria di Piccolit, una leggenda che solo i Nonnino sono in grado di fare. E allora, amici nostri, ecco questa grappa magnifica. Brindiamo al 45º anno del premio Nonnino.